Dottor Tarantino, un'iniziativa questa tra Tony Kart e Petronas che ha dell'unico, perché per la prima volta una casa di lubrificanti si impegna, che arriva dall'esterno, comunque diffusa in altre categorie soprattutto del motorsport, arriva nel karting. Come mai? Domanda spontanea. Beh, devo dire che era una cosa che stavamo già seguendo con molta attenzione già da un po' di tempo. E stavamo già valutando la presenza della Petronas Lubricant International nell'ambito del karting. È chiaro che la Petronas già ha una presenza molto importante nel racing e nelle competizioni, lo dimostra la Formula 1, lo dimostra il MotoGP. Però il karting ci permetteva di entrare in una fascia di giovani piloti, giovani talenti. È il primo, diciamo che è il primo avvicinamento che i giovani hanno nel mondo del racing. E per noi questo era importante, far capire anche l'importanza della Petronas e Petronas Lubricants a seguire questo sviluppo dei piloti e dei giovani piloti, dei giovani talenti nel racing. Da qui la scelta di entrare e di entrare con un player molto importante quale Tony Kart a livello mondiale. Si possono sintetizzare degli obiettivi tecnici, commerciali e magari anche di immagine e comunicazione in questa operazione? Ma direi proprio di sì. Allora, sicuramente la presenza di Petronas Lubricants a livello internazionale in questo settore. Questo ce lo permette perché Tony Kart corre nelle varie competizioni internazionali, ha un monomarca Rock che gira in molti mercati, e tra l'altro noi ci reputiamo con il nostro DNA che arriva dalla tecnologia molto propensi a poter sviluppare, a proporre a Tony Kart dei nuovi prodotti e della nuova tecnologia, e grazie a loro questi nuovi prodotti saranno anche commercializzati nel settore karting a livello mondiale. Avete avuto un contatto con il kart che penso sia appena nato, e qual è la prima impressione di questo settore anche girando nel paddock in questo weekend? Allora, un'impressione molto positiva, tanti giovani, e questo fa la differenza. È una presenza internazionale, tantissimi piloti, ma tantissime persone appassionate del settore che fanno il lavoro veramente con passione. Questo direi che è una base di crescita molto importante. Che prodotti ci dobbiamo aspettare da qui? C'è il Rock Lube che verrà prodotto e commercializzato da voi, ma poi? Allora, il Rock Lube è sicuramente una continuità rispetto a quello che Tony Kart ha fatto di buono fino ad oggi. Proporremo dei nuovi prodotti, sempre a marchio Rock Lube, nella gamma. Saranno prodotti sicuramente evolutivi che permetteranno di dare la possibilità ai motori Vortex il massimo delle prestazioni. Abbiamo visto un accordo con Tony Kart specifico, quindi avete scelto un'azienda, non sto qui a chiedere chiaramente il perché, sicuramente ci saranno dei tratti in comune. Quali sono i tratti in comune? Ma sicuramente i tratti in comune, io direi, sono aziende comunque italiane. In Italia la tecnologia, la passione per il settore racing è importante. D'altronde, voglio dire, mi sembra che in un certo senso è un mondo un po' nuovo per noi. Il karting comunque ha grosse fondamenta in Italia, le grosse aziende a livello internazionale sono italiane, quindi questo sicuramente è importante. Un'altra cosa importante è che noi abbiamo il DNA nella tecnologia, nel lavorare con chi produce il componente. Tony Kart produce in casa tutto il componente, quindi dal telaio all'impianto frenante al motore. Per noi questo è importante, perché noi i nostri accordi commerciali li vediamo anche a livello tecnico, non solo di sponsorizzazione. La durata dell'accordo? Pluriennale. Non si può dire altro. Non si può dire altro.